No, è colpa di Domenico Procacci, sì. Sua e di Letta. Io ogni anno mi dicevo, scusate, ma è un altro film, ma sai, adesso siamo impegnati, ma anche produzioni, aspetterò. Quindi dopo 20 anni mi è nata l'occasione. E adesso dobbiamo dare il diritto di replica, però Domenico, andate così, proprio va bene, ti appiattisci su questo. No, l'altra cosa, a un certo punto c'è questo discorso sul cambiamento, che è una delle tante cose che mi hanno colpito nel film, no? Quando poi appunto Stefano comincia a dire vorrei cambiare questo e quell'altro, e a un certo punto appunto, no, Canevra gli dice non aspettare il cambiamento. Questo credo che sia un pensiero profondo, Luciano, no? Veramente profondo. Hai voglia di così di ricamarci un po' intorno? Siamo tutti consapevoli che il cambiamento fa paura, anche perché siamo propensi a pensare che il cambiamento non porti buone cose, e specialmente se in qualche modo tu ti ancori a quelle 2 o 3 certezze, ancora meno hai voglia di avventurarti nel cambiamento. Però il cambiamento è il movimento naturale della vita, cioè cambiamo noi costantemente. No. Cambia il nostro modo di guardare le cose. Io penso che forse più che gli eventi è come noi reagiamo agli eventi a produrre la nostra realtà, e quindi ovviamente siamo un po' resistenti al cambiamento. Rico e Sara sono 2 persone che vivono in una realtà consolidata per loro, e questo a un certo punto fa sì che arrivi un momento di crisi in cui l'inquietudine di Rico gli fa vedere le cose andare un po' tutte strette, nonostante le abbia sempre amate. Ecco, ha bisogno di cambiare il punto di vista, ha bisogno di cambiare lo sguardo, e il film è un po' quel tipo di percorso lì, è quello che gli permetterà di cambiare lo sguardo sulle cose che ha sempre avuto sotto mano. Grazie. Allora, chi vuole, c'è Claudia laggiù, poi dopo ci sei tu.